La solidarietà fa la differenza, e questo è il tema del concertone del 1º maggio di quest'anno, evento promosso da CGIL, CISL e UIL e presentato oggi a Roma presso la RAI a Viale Mazzini. Il concerto, come da tradizione, si terrà sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Madrina della manifestazione sarà quest'anno Camila Rasnovic, alla sua prima esperienza sul palco del concertone. Sono onorata, per me è un ritorno alle origini, ha detto in collegamento telefonico da casa, dove è bloccata dalla febbre. Sullo storico palco ci saranno anche alcuni tra i conduttori che in questo quarto di secolo hanno animato il concertone. Ma c'è un dato che vogliamo sottolineare ed è lo slogan, la solidarietà che fa la differenza. Noi abbiamo pensato a questo 1º maggio, prima ancora che succedessero tutti gli eventi spiacevoli e drammatici e a cui bisogna porre rimedio nel nostro Mediterraneo. Giustamente veniva ricordato lo slogan del concerto, ma anche le tre parole che stanno, come dire, come sottotitolo, lavoro, diritti, integrazione, che è un evento importantissimo al quale CGIL e CISL e UIL tengono molto. Oggi abbiamo al centro del messaggio che dal palco del 1º maggio si vuole lanciare. Abbiamo al centro messo il termine appunto solidarietà, come veniva ben detto. Abbiamo voluto dare spazio a diverse forme musicali, ha detto Massimo Bonelli di iCompany, che organizza il concertone. Abbiamo fatto delle scelte in scaletta particolari, ci piace fare cose sicure e alternarle con delle scommesse. Faremo poi anche delle scelte in scaletta abbastanza particolari perché ci piace lavorare su delle cose sicure e poi alternare invece delle scommesse che possano dimostrare anche che il 1º maggio ha e dovrà avere ancora quel ruolo un po' da pioniere rispetto alla musica e a quello che avviene sul territorio in Italia. Un po' la nostra mission, quella di lavorare sul paese reale, su quello che c'è effettivamente nei club, nelle piazze. E quindi dare voce a quel tipo di musica molto importante, molto bella, che spesso non trova spazio nei mass media più importanti. E quindi scelte ovviamente per noi molto affascinanti, come il Blu Vertigo che si riuniscono, per esempio, una cosa che ci ha fatto piacere poter ospitare, ci farà piacere avere sul nostro palco, così come avere Goran Bregovic, che a che ne dicano, a parte la canzone degli Adesso le Tese, molto simpatica, ma è stato al 1º maggio soltanto una volta, nel 99, quindi forse poteva. È giusto riportarlo a San Giovanni dopo tanti anni. Così come scommesse quali lo Stato Sociale e la Guna Coil, che sono artisti molto noti in un certo ambito, ma molto poco conosciuti nel mainstream. Poi abbiamo pensato anche di incarnare sul palco del 1º maggio le istanze per questo importante tema che portano avanti le organizzazioni sindacali. Quindi ci sarà Alpha Blondy, che è un artista africano molto famoso, che dialogherà sul palco con Enzo Avitabile, che è uno dei re della world music italiana, così come questa vicinanza tra Mario Venuti, artista pop, e Mario Incugine, artista folk della Sicilia, che appunto creeranno una crasi di due mondi così distanti ma alla fine così vicini, o ancora Daniele Ronda, che è un importante esponente della musica popolare del Nord Italia, che avrà sul palco Mimmo Cavallaro, che è re della Tarantella Calabrese. Berlino, la diversità, in cui due dialetti così diversi in realtà sembrano molto simili. Insomma, sono una serie di episodi musicali importanti che sottolineeranno appunto questo tema.